Quest'anno la giornata dedicata alla festa della Toscana sarà dedicata al tema dell'innovazione. Toscana, terra di genio e innovazione, è infatti il titolo scelto per celebrare il 30 novembre. Tanti gli eventi e le iniziative presentati a Palazzo del Pegaso nel corso di una conferenza stampa. Si parte con la seduta solenne del Consiglio regionale presso il cinema La Compagnia di Firenze, per proseguire con Palazzo Aperto e il 15 dicembre uno spettacolo nella città del Teatro di Cascina. La Toscana è terra di arte, è terra di cultura, è terra di bellezza, ma è anche una terra di innovazione. Più innovazione vuol dire più diritti. Questo è il tema attorno a cui noi vogliamo costruire questa festa. In questi anni siamo partiti dall'abolizione della pena di morte, che è alla base della festa della Toscana. Abbiamo sviluppato il tema della libertà, abbiamo sviluppato il tema di dare voce a chi ha meno voce, abbiamo combattuto le parole d'odio e quest'anno invece vogliamo provare a trasmettere anche un messaggio di speranza. La Toscana è una terra che nel tempo, penso a Galileo Galilei, al metodo scientifico, penso a Michelangelo, penso a Leonardo da Vinci, ha cambiato il modo di vivere di tanti cittadini di tutto il mondo e quindi vorremmo proprio che attorno a tutto questo traguardassimo il prossimo anno. Lo facciamo in diversi momenti, la seduta solenne, insieme a personalità che avranno la capacità di raccontarci il futuro della nostra regione. Lo facciamo aprendo i palazzi del Consiglio regionale, ancora di più di quello che abbiamo fatto. Io quando sono stato eletto ho detto, mi piacerebbe, per questo voglio ringraziare tutto l'ufficio di presidenza che in questi 5 anni ha lavorato con me gomito a gomito per cercare di aprire questo palazzo, di renderlo trasparente, e noi davvero in poche ore abbiamo avuto il tutto esaurito in un momento in cui faremo conoscere le bellezze di questo palazzo anche attraverso le parole di Gaia Nanni, attraverso la musica di Giulia Mazzoni, attraverso i prodotti della nostra terra. E poi uno spettacolo a Cascina la seconda domenica di dicembre, in cui in quel momento insieme da un lato a Stefano Massini e all'altro a Giulia Mazzoni proveremo a raccontare parole e musica qual è la nostra idea di futuro, di come si tiene insieme genio e innovazione. Una edizione straordinaria della Festa della Toscana che vede il palazzo protagonista, il palazzo dei cittadini toscani. È l'idea di far riappropriare le istituzioni al cittadino, alle persone che possono vivere il luogo delle istituzioni. Sarà una giornata piena di iniziative di carattere culturale e non solo, ovviamente il Consiglio straordinario dedicato a quello che è la storia della nostra identità, riconoscere i nostri valori, la nostra storia e poi soprattutto l'arte, la cultura, la divulgazione di un palazzo che è la storia della Consiglio regionale della Toscana. È un motivo di soddisfazione dell'ufficio di presidenza, un palazzo che si farà ritrovare anche rinnovato per quanto riguarda la propria estetica di accoglienza e sarà anche un luogo di bellezza, così come è giusto che sia la casa di tutti i cittadini toscani. Dobbiamo essere tutti particolarmente orgogliosi di essere toscani. Il primo Stato al mondo, il 30 novembre 1786, ad aver abolito la pena di morte. L'impegno deve continuare in questa direzione perché purtroppo ancora in troppi stati, in troppe legislazioni è prevista la pena di morte. Quindi dobbiamo dare un messaggio significativo sotto questo punto di vista. E lo possiamo dare come abbiamo deciso tutti insieme in ufficio di presidenza, difendendo e promuovendo le nostre identità, le nostre specificità. Quest'anno il titolo Genio e Innovazione è particolarmente puntuale e notevole sotto il profilo proprio della valorizzazione dell'identità toscana. È una occasione di riflessione, di rilancio anche del senso della Toscana, di una comunità che ovviamente è in grado di accettare e di cogliere le sfide e le opportunità anche di questo nostro tempo. Devo dire che con la guida del presidente Antonio Mazzeo, con il lavoro di squadra di tutto l'ufficio di presidenza, stiamo riuscendo a fare sintesi anche delle varie istanze dei territori per lanciare un messaggio che sia un messaggio che cerchi di parlare a tutte le toscane e a tutti i toscani. E le iniziative messe in campo vanno proprio in questa direzione, con un grandissimo anche
anche gesto di apertura nei confronti della cittadinanza che in questi luoghi è non solo ospite ma è a casa propria. Per me è un grandissimo onore partecipare a questa edizione della Festa della Toscana e aprire questa iniziativa Palazzo Aperto con in realtà più di un concerto. Saranno dei mini concerti suddivisi in tre momenti. Preludio, che aprirà la mattina al Teatro Cinema La Compagnia, e poi al pomeriggio ci sarà atto primo e atto secondo, dove appunto le persone potranno visitare il bellissimo Palazzo Bastoggi e poi anche ascoltare, suddivisi in questi due atti, questi momenti musicali. Proporrò la mia musica tratta dai miei album, ne ho pubblicati tre, due con Sony Music e uno con Warner, presentato al Maggio Musicale Fiorentino, e non mancherà anche il mio ultimo brano, Artemisia, che ho proprio presentato qualche giorno fa al Teatro del Maggio in prima assoluta per la Toscana delle Donne, un festival che sostengo e seguo legato appunto a contro la violenza sulle donne, quindi ci saranno anche questi omaggi. Non mancherà anche qualche cover, qualche piccolo divertimento, perché altrimenti che festa sarebbe? E quindi proporrò anche qualche sorpresa musicale riadattata per pianoforte. Io sono felice, lo posso dire, sono davvero contenta perché sarò insieme ad Alessio Sardelli, grandissimo attore, e Roberto Beneventi alla Fisarmonica, e ci siamo messi in testa di raccontare la nostra gente, che però è un po' anche la vostra di gente, perché io mi ricordo quello che sanno tutti, voi vi ricordate quello che so io, è una storia collettiva. Siamo partiti dal basso, perché io nel basso ci sto volentieri, cercando di parlare di genio, sì, e di innovazione, ma partendo dalle nostre persone, da chi in maniera ordinaria ed straordinaria ha lottato tutti i giorni nella nostra Toscana. Il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo ha partecipato alla 163esima assemblea plenaria del Comitato Europeo delle Regioni, che si è svolta a Bruxelles il 20 e 21 novembre. Mazzeo ha preso parte con interventi a tre dibattiti: quello sui 30 anni del Comitato Europeo delle Regioni, quello inerente alla COP29 e il ruolo dei leader locali e regionali sulla futura azione globale per il clima, e quello sulle sfide che l'intelligenza artificiale comporterà nel settore pubblico. I cambiamenti climatici stanno segnando la vita di ogni territorio, le immagini terribili, le tante morti a Valencia, quelle che hanno toccato la nostra comunità, segnano le coscienze di ciascuno di noi. È il tempo di agire, è il tempo di non seguire i negazionisti del clima, perché l'emergenza legata al cambiamento climatico è un'emergenza attuale, non del futuro. Bisogna mettere in campo tutte le azioni possibili, anche pensare ad un fondo per la prevenzione. È il tempo delle scelte veloci, è il tempo delle scelte per i territori, per la salute delle persone e per il benessere delle persone. L'intelligenza artificiale segnerà la vita di ciascuno di noi, è già pervasiva nelle nostre vite, anche in quelle della pubblica amministrazione. Questo parere è un modo per dare indirizzi ai territori. Noi come Regione Toscana, nella prossima seduta del Consiglio regionale, approveremo una legge in questa direzione, che tiene conto di molti di questi principi, che ha l'obiettivo di avvicinare la pubblica amministrazione ai cittadini, di renderla eticamente migliore e di renderla più trasparente. E questa è la sfida del futuro, avvicinare le pubbliche amministrazioni a tutti i livelli, da quello europeo a quello locale, alle cittadine e ai cittadini per offrire servizi migliori. E l'intelligenza artificiale su questo potrà aiutarci molto. Un libro che rivela luoghi segreti o poco conosciuti e aneddoti e curiosità su Firenze. È Quattro passi per Firenze, alla scoperta della città sconosciuta, di Luigi De Concilio, presentato a Palazzo del Pegaso nel corso di un incontro introdotto dal vicepresidente del Consiglio regionale Marco Casucci. Indubbiamente un libro che scava nella memoria, che consente di conservare per iscritto tante curiosità, tanti aneddoti, tante dicerie che abbiamo per Firenze. E questo è molto importante, proprio perché la conservazione della memoria è un pilastro per il quale possiamo costruire un futuro degno della storia di questa meravigliosa città. Precedentemente ho scritto un libro, Firenze Bizzarra, 16.000 copie, e ha avuto un notevole successo, però era solo nel centro storico fiorentino.
Questo viceversa parla dei quattro quartieri storici, quindi San Giovanni, Santa Maria Novella, Santo Spirito e Santa Croce. Aneddoti, curiosità. Per esempio, come si chiamava prima il Ponte Vecchio? Il Negroni? Il Negroni nasce in via Tornabuoni. O il Borotalco, sempre in via Tornabuoni. Perché i Guelfi e i Ghibellini? Da dove vengono fuori? Da un matrimonio non rispettato. Ecco, queste sono alcune curiosità che andrete a trovare sia in questo libro sia nei precedenti. È una città che mi ha accolto da bambino, perché sono arrivato qua che avevo 14 anni, mi ha viziato, mi ha voluto tanto bene e che, verso la quale io ho grande riconoscenza. Per cui quando mi è stato proposto questo libro sono andato a leggermelo, perché ci sono tanti angoli che ancora non conosco. Ci sono tanti detti dei quali non so la provenienza, ci sono delle parole anche di quelle che non so il perché, no, vengono riportate e messe insieme a qualcosa. Per cui era un libro che mi ha coinvolto, mi è piaciuto molto e adesso speriamo che abbia un grande successo. Ma i fiorentini, ecco, secondo me ce ne sono tanti fiorentini che di tutte queste cose probabilmente non ne sono neanche a conoscenza, perciò è molto leggero, però al tempo stesso intrigante e appassionante. Una volta c'era Livingstone che andava in Africa e Luigi invece è andato più vicino ma più a fondo, perché sa veramente tutto di Firenze. Aveva già fatto un primo volume sul centro storico molto, molto interessante, adesso ha esplorato i quattro quartieri storici di Firenze e ci troverete tanta storia ufficiale ovviamente, ma tante cose inedite o curiosità, cose che sono nate a Firenze. Non ve ne dico nessuna perché sennò tolgo il piacere di scoprirle capitolo dopo capitolo, e tante cose che sono nate a Firenze che poi si sono diffuse, angoli o particolari della città che possono sembrare anonimi, invece sono pagine di storie importanti. Insomma, un libro tutto da leggere sia per chi viene da fuori sia in particolare, a mio avviso, per i fiorentini. A Pistoia il Natale è iniziato il 23 novembre con luci, musica, attrazioni, creature fantastiche e divertimento che accompagneranno la città fino al culmine delle festività. Il programma di Pistoia Città del Natale è stato presentato nel Media Center David Sassoli di Palazzo del Pegaso nel corso di una conferenza stampa a cui sono intervenuti il consigliere regionale segretario dell'ufficio di presidenza Diego Petrucci e gli assessori del comune di Pistoia Gabriele Sgueia e Alessandro Sabella. Faccio i miei complimenti al sindaco, a tutta l'amministrazione di Pistoia, agli assessori Sabella e Sgueglia che sono stamani mattina al Consiglio regionale a presentare questa iniziativa. Il Natale è tante cose tutte insieme, soprattutto è un momento fortemente identitario, fortemente tradizionale, quindi è giusto che le amministrazioni comunali diano questo tipo di impostazione, che coltivino le nostre tradizioni, la nostra identità. Dopodiché il Natale è anche un momento importante per tante attività commerciali, specialmente le attività più piccole, quelle di prossimità, che magari possono avere un po' di respiro che poi gli permetta di rimanere aperte per tutti gli anni. Le nostre città si stanno sempre più svuotando di attività locali, il Natale serve, ognuno di noi può, facendo una scelta ben precisa, contribuire a far sì che le nostre città rimangano ancora vive, abitate e con i negozi aperti, e questo significa fare una scelta di acquisto durante il Natale. E poi Pistoia c'ha questa bellissima tradizione, lo dico da pistoiese, della Befana, perché è una cosa che negli anni si è un po' persa, si è un po' dimenticata. Invece l'Epifania, la Befana, è una bellissima festa che forse più di altre richiama appunto un aspetto tradizionale folcloristico prettamente toscano, quindi è bello che anche a Pistoia si voglia ricordare in maniera così importante e centrale. Pistoia si prepara ad accogliere il Natale, quali saranno gli eventi in programma e come è strutturata tutta la manifestazione? Allora, l'iniziativa parte da sabato 23 novembre,
ci saranno ovviamente le attrazioni principali, sono la Casa Babbo Natale, il mercatino di Natale, il Bosco Incantato, la pista di pattinaggio, il mapping in Piazza del Duomo, più oltre 50 eventi sparsi in tutto il centro storico a tema musicale, particolarmente blues, coerentemente con la tradizione della nostra città, e per culminare poi con il Capodanno e la Befana, sempre in Piazza del Duomo. Quindi questi sono gli eventi principali e vi aspettiamo. Aspettiamo sicuramente una notevole affluenza di persone, perché è un programma molto ricco che va dalla parte commerciale, legato anche alle tradizioni. Abbiamo anche delle manifestazioni legate al Pistoia Blues, quindi eventi legati alla nostra tradizione musicale di Pistoia, per terminare poi con l'evento più diciamo partecipato della città, che è la Befana del 6 gennaio, con la consegna di 2500 calze ai bambini. Quindi ci aspettiamo veramente tanta affluenza per tutte le attività che ci saranno da sabato 23 novembre fino al 6 gennaio.